Guardi, mi sono autosospeso dal Parlamento per dare una sferzata alla politica e al Parlamento affinché si ricolleghi alla morale e all'etica. E mi capita paradossalmente che sto lavorando ancora di più. Ho finito stanotte all'1:30 per completare questa risoluzione che oggi è stata presentata in commissione, perché guardi, si parla di imprese che stanno in difficoltà e che non vengono pagate dallo Stato per attività svolte, per lavori effettuati, per servizi e beni resi alla pubblica amministrazione. E lo sa che invece in questi giorni stanno per dare un bel tesoretto alla più grande industria italiana, che è diventata l'industria dei giochi, perché sì, proprio ai concessionari delle slot machine di questo mondo che io considero sempre immorale, che sta veramente guastando la nostra società, su cui purtroppo le politiche di questi anni e i governi di questi anni hanno alimentato ed accompagnato e favorito, piuttosto che favorire invece l'industria vera che crea produzione, che crea ricchezza e che crea lavoro. Ecco, lei cosa propone? Ho proposto che per i concessionari, per i quali c'è in questi giorni un premio, perché è previsto dalla precedente normativa, che per loro vengono ridotte le aliquote fiscali, cioè per loro le tasse vengono ridotte ed in una attività premiale vengono restituiti circa 300 milioni di euro ai concessionari giochi. Ecco. È l'unica industria che è cresciuta in questo paese, perché la disperazione della gente induce a sperare. Sul grattino, sul gratta e vinci o su tante altre, che cercano di comprarsi 10 sì, euro di onorevole, abbiamo veramente fretta perché abbiamo pochissimi minuti, quindi la invito insomma a spiegarci, ecco, in sostanza qual è la proposta che ha avanzato. La proposta è di sospendere questo pagamento, perché lo Stato ha così tanta fretta a dare questo premio ai concessionari giochi e invece non paga le imprese che hanno già reso dei servizi o addirittura non trova i soldi per gli esodati? Questi sono i veri disperati in questo momento che lo Stato deve aiutare, e io gli ho dato l'indicazione di prendere questo tesoretto di 300 milioni di euro, e domani glielo dirò davanti Palazzo Chigi al ministro Fornero. Ti ho dato una strada, una soluzione per trovare delle risorse che devono servire per aiutare i lavoratori e le lavoratrici italiane, a cui questo Stato aveva fatto una promessa, aveva sottoscritto un impegno di esodarli, e che oggi invece li lascia così con un pugno di mosche in mano e senza un futuro. Una vera politica deve preoccuparsi del futuro degli italiani, è il lavoro che ci sto cercando di fare. È stato molto chiaro, noi le auguriamo un buon lavoro e poi seguiremo insomma domani le sue proposte al Consiglio dei Ministri, nello specifico quali saranno. Intanto le auguriamo un buon lavoro, visto davanti al Consiglio dei Ministri, perché a Piazza Colonna, davanti Palazzo Chigi, perché nel Consiglio dei Ministri ancora non ci faccio parte, non sono ancora un ministro, anzi domani sarò un ministro a titolo gratuito che farò per Monti, dandogli dei suggerimenti e dei consigli per il bene degli italiani. Bene, grazie. Grazie a lei, buonasera a tutti. Grazie al Francesco Barbato dell'Italia dei Valori. Noi